Amici di TG Events Television, apriamo la puntata con una serata musicale, una serata d'autore particolare, con Oscar Prudente, che insieme a Ivano Fossati fondò il gruppo storico dei Delirium. E chissà se in questo servizio i Delirium non si siano riuniti. Vediamo. Nel tuo mondo. Il respiro del mare è stato l'argomento di questa seconda serata di Quello che gli autori non dicono. Sul palco Oscar Prudente. Ma se gli penso, allora rivedo mai. Vedo la e a giassa da non rivedo rì. La sorpresa vera di questa serata è stato il colpo andato a segno dei Delirium, una parte dei Delirium che sono venuti a fargli una sorpresa senza che Oscar lo sapesse. È stato un momento veramente divertente al quale si sono anche aggiunti spontaneamente una ventina di signori che erano qui nel pubblico, si sono sentiti trascinati dalle note di Yesael. Oscar Prudente, una serata straordinaria, Il respiro del mare, lo spettacolo dove hai ripercorso tutta la tua carriera, ma con sorpresona finale i Delirium. Alle mie spalle sono ritornati i vecchi Delirium, i veri Delirium. È stato un delirio vero davanti al mare. Io sono uno dei vecchi, il pianista a Trevigo. Poi abbiamo lui che è entrato al posto di Fossati, mi pare. In 72, l'estate 72 era già dentro. Nome? Martin Grice. E l'altro invece? Io sono Gianni Martini, che allora era un po' la mascotte, ed sono rimasto con i Delirium da Sanremo fino a Hum, poi Treno, insomma i primi pezzi, e poi dopo nel 72 io sono uscito anch'io, è entrato Martin Grice, che pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Bonanno catapultata su un palco particolare questa sera con Oscar Prudente, uno dei più grandi compositori e autori della musica italiana. Guarda, mi viene da dire una cosa, e tu e noi e lei fra noi, no beh sai, ci ritroviamo sempre, sono contenta di rivedervi, sono contenta insomma di aver partecipato a questa serata meravigliosa. Piccola citazione proprio perché abbiamo parlato di Oscar Prudente, quindi un gran pezzo scritto da Oscar e ci stava. Margherita non lo sa che la vita è tutta qua e continua a non trovarsi nello specchio. Margherita veste male, dice niente di speciale e sorride accarezzandosi il ginocchio. Però nello spettacolo hai ripercorso tante tue canzoni, Pensiero stupendo con la bellissima Roberta Bonanno. Tra l'altro molto brava, ma mi ha impressionato specialmente come ha cantato Margherita non lo sa, e sembrava fatta per il suo vocalismo. E poi hai ripercorso tutto, Lauzi, hai ripercorso Battisti. Sì, sono un po' quelli che hanno segnato maggiormente diciamo le frequentazioni, intanto come amici, e poi che mi hanno fatto crescere. Insomma, c'è stata anche un po' un'osmosi perché io ho dato anche molto a loro. Vola in cielo l'onda del mare, libera amore, la sopra è luce di sole, libera amore, apri la terra,
grazie ad Oscar Prudenti e i Delirium. Ciao a tutti, sono Chiara. Un saluto a tutti gli amici di TG Events. Ciao. Il comico Claudio Lauretta ci presenta, correndo correndo, le sue imitazioni. Ciao a tutti, buon risveglio a tutti quanti. E io sono di nuovo di qua, di corsa, per fare le mie 3 imitazioni di corsa. Allora, iniziamo questa mattina da un sempreverde, una persona veramente speciale. Sapete chi mi ha ordinato di correre? Mi l'ha ordinato il mio dottore. Ma quando siamo arrivati? Non ne posso più di correre. Anzi, adesso sta per arrivare un camion della spazzatura e mi sa che mi fa sotto. Ciao! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, un gelato io me lo farei. Ciao da pupo! Ragazzi, porca puttana maledetta! Ulisse, che cazzo c'entra con lo zucchero? All'età che ha, si mette a correre, porca puttana! E mi sono messo a correre perché il Milan mi ha cercato come nuovo allenatore. Porca puttana, maledetta disgraziata. Non ce la faccio neanche a parlare. Ah, ciao Ricchio Rezzi, vi saluto. Ciao. E adesso un'intervista molto particolare, curiosa, al primo urlatore d'Italia. Erano gli anni 60, ma lui è ancora Tony Dallara. Mi scusi, lei chi è? Si presenti. Ma chi è? Oi, sono Tony Dallara, il cantante. Si figuri se lei è un cantante. Me lo dimostri, per cortesia. Oi, allora, cominciamo con la prima. Come prima, più di prima, t'amerò. È una canzone che è andata in tutto il mondo, tutti i vari cantanti l'hanno cantata, incisa, e poi mi hanno fatto cavaliere proprio perché è stata la prima canzone che è andata in giro nel mondo, è diventata famosa in tutto il mondo, ripetiamo, in tutto il mondo. E poi romantica, quando ho vinto il Festival di Sanremo, 1960, tu sei romantica, poi tante altre, bambina, bambina, vincitore di canzonissime. Ne ho vinte 2 qui in Italia, poi in giro all'estero ho vinto 4 festival in Spagna, uno in Corea e uno in Giappone. Ma lei allora fa ancora serate, dei tour? Un sacco di serate, ho appena finito ieri sera di farne una, un successo davanti, anche perché molta gente si rivede, si risente in quel periodo, il famoso periodo degli anni 60, gli amori che hanno avuto, gli affetti, tutte le cose che andavano bene. Mi parli un po' di oggi, lei parla sempre degli anni 60. Sì, parlo di oggi, ma anche oggi queste mie canzoni, essendo state famose in tutto il mondo, si risentono ancora oggi. Poi ce n'è una che ho voluto rifare, La Novia specialmente, cantata con la novia stessa, cioè una cantante donna, Silvia Cecchetti, bravissima. Abbiamo rifatto questa canzone cantata in due, è una cosa stupenda. Senta, mi parli di programmi TV di quest'anno che ha partecipato, oppure del tour in Canada che deve fare? Televisione in Italia ce ne sono non tante, però ogni tanto andiamo appunto per cantare cose nuove. Perché quando mi vedono, va bene che vogliono i miei successi, però io faccio anche canzoni nuove. Però è un po' difficile lanciarle. Adesso a settembre vado in Canada ancora alle cascate del Niagara a cantare le mie canzoni di successo, anche perché ci sono tanti italiani, italiani e italo-canadesi. Te capì? Tu sei romantica, amica delle nuvole, a te racconterò, affiderò i sogni miei. Bravi, bravissimi, bravi, bravi.
adesso mi lasci stare perché devo continuare a comporre questa canzone che ho iniziato prima. Sei venuto tu, mi hai interrotto, non capisco più niente. Ciao, My Funny Valentine, ricordati questo pezzo. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. La devo ancora finire, però vedrai che diventerà un grande successo. Ciao a tutti, io sono Annalisa e mando un grandissimo saluto agli amici di TG Events. Ciao! Care donne, ma anche cari uomini, avete problemi con le occhiaie oppure le borse sotto gli occhi? Roberta vi dà degli ottimi consigli. Correzione di un'occhiaia o borsa. Per questo tutorial utilizzeremo un correttore naturale chiaro numero 2, un correttore arancio numero 4, un pennello numero 6. Tutti i prodotti sono della linea professionale di Custudio Makeup RP. Miscegliamo i due prodotti e applichiamoli nel seguente modo. Trattata risulta molto più luminosa. I due correttori insieme hanno annullato l'inestetismo. Se il vostro problema è una borsa, applicate nella parte più sporgente un colore più scuro, come quello numero 5. Row Activity presenta il Palio della Liguria 2015. Dal 1 al 16 agosto, Riviera Ligure di Ponente, da Bordighera a Varazze. Palio della Liguria 2015. Tutte le informazioni su rowactivity.eu. Purtroppo è finita anche questa puntata, noi ci vediamo la prossima settimana con TG Events Television, sempre in onda anche su tgevents.it. Alla prossima!